Carissimi, il Signore vi dia pace. Siamo alla 17ª domenica del tempo ordinario. Come sempre, la domenica scandisce la nostra settimana. Ricordiamo, come dice la Sacra Scrittura, i Vangeli, in maniera particolare, che il giorno del Signore viene chiamato il primo giorno della settimana, cioè quel giorno che dà senso a tutta la nostra settimana. Ecco perché ci ritroviamo ad ascoltare questa parola che ci accompagna. In questa domenica ascolteremo un passo veramente bello che ci darà dei suggerimenti su come pregare. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va a lui a dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: Non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve. E chi cerca trova. E a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà allo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Bene, carissimi amici, abbiamo ascoltato questo bellissimo brano del Vangelo sulla preghiera. E questo Vangelo di oggi ci introduce veramente al senso della preghiera, della vera preghiera. Cosa significa pregare? Non significa innanzitutto imparare tante parole. In effetti oggi Gesù ci consegna la preghiera del Padre nostro, è uno degli aspetti di questo passo del Vangelo. E già da subito si comprende che è la preghiera stessa di Gesù che ci invita a pregare ed è nel desiderio di questo discepolo che Gesù consegna a noi tutti la vera preghiera, che non è fatta di tante parole, è fatta di cose essenziali, ma soprattutto la preghiera non è un insieme di richieste da presentare a Dio, è innanzitutto l'atteggiamento del figlio che si mette davanti al Padre con piena fiducia. Ecco perché Gesù ci racconta poi questa parabola dell'amico importuno che va a bussare di notte, che cerca dei pani, in un contesto veramente familiare, difficile da gestire, perché nelle case palestinesi dove si dormiva tutti in una stanza per assolvere questo servizio di dare amicizia a quest'uomo che viene di notte, bisognava svegliare veramente tutti. Eppure Gesù mette in contrasto questo aspetto, dice: lui riesce ad ottenere, è l'amico importuno che riesce ad ottenere. Però a un certo punto, ecco, comprendiamo da questo che sembra paradossale che noi non riusciamo ad ottenere da un Dio che è Padre buono. Allora, la preghiera innanzitutto è avere
avere un atteggiamento di grande fiducia, entrare nella paternità di Dio, metterci davanti a Lui come figli che hanno una totale fiducia nell'amore del Padre. E quindi in quelle poche richieste che Gesù ci insegna, con la preghiera del Padre nostro, è tutto compreso. Non dobbiamo preoccuparci troppo di cosa aggiungere in più. E poi questa attenzione che Gesù ci chiede di avere alla delicatezza del Padre, verso la delicatezza del Padre. Il Padre è così delicato che non può darci una cosa che non è per il, che non sia per il nostro bene. Ecco perché poi ci sono le altre immagini che Gesù ci consegna alla fine di questo passo del Vangelo. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce, o se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Ciò significa che il Padre è veramente attento a tutti i nostri bisogni. Forse manca in noi la fiducia di figli, ed è questa fiducia che lo Spirito Santo, che ci introduce alla vera preghiera, mette dentro il nostro cuore. Invocando lo Spirito Santo, che è la presenza di Dio in noi, noi pregheremo sicuramente con l'atteggiamento dei figli e pregheremo senza affanni inutili, sapendo di avere un Padre che ci ama totalmente. Così vi lasciamo con questo passo del Vangelo, che vi chiediamo di ascoltarlo profondamente. Ecco, il Signore accompagni la vostra settimana, vi custodisca nella sua pace e vi doni la sua stessa presenza, vi doni con questa presenza la sua serenità.